Si chiama On Philosophy, prima volta in centro per un bell'esempio di imprenditoria femminile, due socie Simonetta Cicolani e Antonietta Micarelli che per la prima volta aprono nel cuore del centro storico aquilano con un'attività, la prima tra l'altro di Shabby Chic. Tessuti di qualità ma anche candele e pezzi di arredamento uniti alle attività di famiglia con i marmi e con i vetri, il rosone di Colle Maggio ricorrente nell'arredamento. Abbiamo messo tutte le nostre competenze, la nostra voglia e tutti i nostri sogni qui dentro. Abbiamo realizzato da sole con l'aiuto dei nostri compagni e mariti tutto quello che vedete qui e abbiamo scelto indubbiamente la miglior ditta di azienda tessile, diciamo, nel settore Shabby & Country Chic italiana toscana. E speriamo di riportare un po' di spirito di bello, ecco, di voglia di bello nella nostra città. Le case sono già belle, quelle che sono state ricostruite, attendiamo le prossime, però debbono essere definitivamente belle anche dentro e noi ci mettiamo un po' del nostro. Tra parentesi, noi abbiamo anche un'azienda di lavorazione marmi, la Cialente Marmi, e chiaramente possiamo, diciamo, entrare dall'inizio con le nostre lavorazioni, che siano soglie o pavimenti o bagni, avete potuto vedere di là l'esposizione, e camini, qualunque cosa, insomma, ecco, lavoriamo su misura, lavoriamo anche manualmente, abbiamo delle macchine a controllo numerico che ci permettono assolutamente di realizzare qualunque cosa su misura. Vogliamo riportare in centro anche la bottega che era nata in centro nel 1948, quindi parliamo di 70 anni fa. E il 70° anniversario, diciamo che abbiamo deciso di festeggiarlo tornando in centro, perché ci crediamo, vogliamo bene all'Aquila e viva noi! Coraggio imprenditoriale e testardaggine a servizio dell'Aquila, tante persone, istituzioni comprese, hanno voluto salutare questa nuova apertura, tasselli importanti di cuore e ripresa. Praticamente noi cerchiamo di riportare il nostro saper fare, perché qua, come vedi, è anche artigianato, perché vetro, marmo, tutto ciò che noi riusciamo a fare, io non parlo per me perché qua in questo caso parlerei per mio marito, quindi grillo vetri. E abbiamo cercato di riportare la professionalità e l'artigianato in centro, proprio perché secondo me serviva, cioè a parte che era un nostro sogno, aprire uno showroom, cercare di creare cose nuove, e penso che ci siamo riuscite. Avete degli allestimenti molto particolari e anche poi nella cura dei dettagli il rosone di Colle Maggio che ritroviamo anche in tavoli un po' dappertutto. Sì. E beh, abbiamo puntato sull'Aquila, ovviamente.